Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Bombe inferocite stanno dando fuoco agli edifici. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Stanno verificando incendi. Era venuto dal volto completamente sfigurato dalle ferite. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Questo incubo mi perseguita. Altri 3 giorni, poi dirò addio a questa città. Che succede là fuori? Quante pillole.
Pronto? Jill, stai bene? Brad, cosa c'è? Senti, devi andartene da lì. Cosa stai dicendo? Non c'è molto tempo. Vattene via da lì. Ora, subito. Ok, fammi prendere... Che ce l'abbia con gli unici due Stars rimasti in città. Tu e io. Io me la squaglio. Guarda Tito, più tempo passa, più siamo fottuti. Come è potuto succedere? Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. È molto peggio di Arkley. Come me. Vai!
perdono. Scusami. Non ha sentito? Un elicottero sta venendo a salvarci. Salvarci? Io non mi muovo da qui. Il parcheggio è qui vicino. Possiamo andarci. L'unico posto sicuro è qui dentro. Vuole dirmi come si chiama? Non posso lasciarla qui. Sono Dario Rosso. E non mi fido di te. Scommetto che vuoi solo fregarmi il rifugio. Scordatelo, dolcezza! Dolcezza? Vuole darsi una calmata? Sono della polizia, voglio solo aiutarla. Sì, beh, state facendo un ottimo lavoro! Mi vuoi aiutare? Ammanettati a uno di quei mostri e vaffanculo! Senta, glielo dico per l'ultima volta. Nessuno verrà più a salvarla. Io non mi muovo da qui! Preferisco morire di fame qui dentro che finire in pasto a quei mostri schifosi! Ora levati dalle palle! Thank you.
Ci sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos. Ti porto via da qui. Coraggio, andiamo in un posto sicuro. Forse siamo al sicuro. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Qui dove? Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Ehi, non mordo, sai? Ma capisco. Andiamo. No, non ci credo. Chi è il coglione che l'ha chiusa? Mi spiace, ci tocca fare il giro. Ehi, cosa diavolo era quel mostro? Non lo so, mai visto nulla di simile. Ma non è uno zombie. Farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Non adori i tipi ostinati? Per niente, è tutto tuo. Tranquilla, sei in buone mani. Sono della divisione contromisure minacce biologiche della Umbrella, UBCS. Cosa hai detto? Che cazzo hai detto? Siete voi la causa di tutto questo? Ehi, ehi, ehi! Cosa vuoi dire? Sei libera di non fidarti, ma io devo andare al rifugio. Vieni con me. Avanti, da questa parte. Capitano, alla signorina serve aiuto. Carlos, non hai pensato di chiedere alla signorina come si chiami? Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire e, mi correggo, trasformarsi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Faccio il possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, Superstar. Prendi questa. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è una radio. Oh, stabiliamo le priorità. Ti devi equipaggiare. Sali al piano di sopra. Troverai dei rifornimenti. Ok.
ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Carlos, sono nella strada principale. Che faccio? Vedi dei grossi tralicci? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. Un tipo come te è abituato alle situazioni scottanti, no? Fottiti. Yeah.
Sei della UBCS? Sì, fai piano. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Ok, fammi vedere. No, 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 aspetta! No! Che cazzo hai fatto? Era infetto. Ma non potevi saperlo! Che rammolliti gli Stars. Ecco perché siete quasi tutti morti. E tu chi cazzo sei? UBCS? Vi ammazzate tra voi? Si sarebbe trasformato. Hai intenzione di morire giovane, per caso? Torna subito alla stazione della metro. Non abbiamo bisogno di una croce rossina da queste parti.
C'è una puzza di... Non voglio neanche pensarci.
Questi devono essere gli uffici della Meta.
Thank you.
Andiamocene da qui. Ok, rimane solo l'interruttore principale. Carlos, qui Jill. Ho ripristinato la corrente. Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Ottimo. Un ultimo sforzo. Ben fatto, Zucchero. Piantala! Sistema. Sono nella sala di controllo. Adesso? Bene, devi impostare il percorso. Ok, dammi un minuto. Qual è la destinazione? Il treno è fermo a Redstone Street. Dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Riesci a programmarlo? Ehi, sono una superstar. Consideralo fatto. Percorso valido. Carlos, sono io. Ho impostato il percorso. Jill, sei fantastico. È dura a morire, direi. Torna alla stazione. Noi controlliamo che il treno sia pronto a partire. Marco.
Ok, devo sparargli in testa. Bel lavoro, Superstar. Sono colpito. Siamo pronti? Sì, quasi. Ma ci servono altri 30 o 40 minuti. Nikolai, come procede? La città brulica di quelle creature. Non potremo farci strada a forza. Che ci fa lei qui? Ci aiuta a far ripartire il treno. Non abbiamo bisogno di pesi morti. Non ci è d'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ehi, stai calmo. Ti farà ammazzare. Devi scusarlo. Sono tutti un po' stressati. Maledizione. Ancora lui. È Mickey. Cosa? Ehi. Lo porto via da qui. Aspetta. Ma c'è... No! Cazzo. Sono stanca di averti tra i piedi! Vuoi la Stars? Te la do io, la Stars! Mi ricevi? Carlos! Merda! Devo trovare una via d'uscita. Una mappa dell'area. Perfetto. Cos'è stato? Oh, merda. Mi toccherà bruciare questi vestiti. Thank you.
Carlos, mi senti ora? Jill! Oh, grazie al cielo. Stai bene? Sì, sono viva. L'ho seminato. Bene, il treno è pronto a partire. Ce ne andiamo non appena torni qui. Thank you.
Carlos, sono Jill. Mi ricevi? Forte e chiaro. Ok? Sì, quel bastardo è morto. Bene, se lo merita. Ma come ti è venuto in mente di fargli da esca? Volevi farti ammazzare? Non iniziare. Ho fatto quello che dovevo. Lo so. Grazie. Il treno è pronto a partire. Fa presto! Non muoverti! Cazzo! Jill! Kendo, ma sei vivo? Sì, sì, beh, più o meno. Scusa, non volevo spaventarti. Non so più cosa aspettarmi ormai. Ci credo. Senti, stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni? La metro? Beh, sembra un buon piano. Fuori avremo un bel da fare. Potresti esserci d'aiuto. Tutto ok? Sì, è solo che non è il momento, ecco. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Attento. Sei il mio armaiolo preferito. Smettila. Non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill. Attenta anche tu. Se devi andare alla stazione della metro, usa il vicolo a fianco al negozio, ok? La chiave è appesa lì. Tranquilla, tesoro, è tutto ok. Brava, piccola.
quel mostro mi è di nuovo addosso. Com'è possibile? Pensavo l'avessi ucciso. Anch'io. Andiamo via. Carlos, so che abbiamo iniziato con il piede sbagliato. Grazie. Beh, adesso siamo pari, no? Sei molto più coraggiosa di me. Quello che conta è che ora possiamo portare via tutti dalla città. Sì, sarai al sicuro. E tu no? Ci sono novità. Non partirò con voi. Perché no? Ordini dall'alto. Ma se serve a salvare la città, resto volentieri. Ottimo lavoro, sei davvero brava come dicono. Vai dentro ora, il treno sta per partire. Carlos, Tyrell, conoscete i vostri ordini. Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard. Questo viaggio non è di sola andata, vero? Sta tranquilla, quando i civili saranno in salvo, il treno tornerà. Non preoccuparti, tu vai. Non ho nessuna intenzione di morire. Lo so che non puoi stare senza di me. Sì. Dovete trovare questo scienziato. Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci. Lo vedi? Stai imparando. La sola cosa che conta è la tua vita. Buona fortuna. Si parte!
crederei davvero che quella testa d'uovo di Bard sia ancora vivo, vero? Ah, ho buoni motivi per pensarlo. Che c'è? Sei preoccupato per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Come ha fatto il plotone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie? Strano che il cancello fosse chiuso, non è vero? Cos'è stato? Perché questo stronzo non è ancora Jill, morto? No! È tardi! Presto, di qua! Nikolai, che stai facendo? Non è me che vuole. Nikolai! Scendi dal mio treno, bastardo! Passato un po', a quest'ora il treno sarà fuori città. Come la tua nuova fiamma? No, lei non è il tipo. È assolutamente unica. Ok, occhi aperti adesso, Casanova. Siamo arrivati alla centrale. Tu dici? Perché a me sembra più un cimitero. Brad, fermo! Ti! Facciamo no! Non anche tu! Scusami. Scusami. Merda, è chiusa! Tu pensa alla porta. Io ho questo stronzo. Fatti sotto! È uno Stars. Potrebbe tornarmi utile. L'ho aperta! Dov'è quello sbirro? Non mi interessa, abbiamo del lavoro da fare. Se le informazioni sono corrette, Bard è nell'ufficio degli Stars. Troviamolo e prendiamolo in custodia. Custodia? Non dovevamo salvarlo. Carlos, dà un'occhiata qui. Ho localizzato l'ufficio degli Stars. Ricorda, Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Quindi ricerca e soccorso è diventato snidare e catturare. Bene, buono a sapersi. Apro la serranda per farti passare. Resta qui e controlla che succede alla centrale. Ti contatto se scopro qualcosa. Ehi, fa attenzione. Certo, anche tu. Volete che stia alla larga? Nessun problema.
quella roba. Non sembrava uno zombie. Ok, diamoci dentro. Si aggira una strana presenza qui. Non so cosa sia. Una strana presenza? Ok. Controllo con le telecamere. Sta attento. Penso di voler fotografare quelle cose. Ricevuto.
Vieni da papà. Sembra che qui non possa fare più niente, ti raggiungo. Ricevuto. Lasciamo perdere. Presto, presto! Dottor Bard. Oh, grazie a Dio. Hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno? Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un fottuto ospedale, circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda qui gli Stars, loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso. Allora inventati qualcosa. Alla Umbrella sono impazziti, ci vogliono tutti morti. Io sono il solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano, o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui. Già lo adoro. Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo. Non siamo noi. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer. Ci vorrà un po'. Da un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. È Jill quella in prima fila.
Che succede? Deragliato. Ci sono feriti. È Jill. Ah, merda. Aspetta, cosa? Jill! Jill, che succede? Jill, rispondi! Ti devo andare. No problem, penso io a Bard.